Ah, finalmente siamo a casa. Cazzo, è stata una lunga giornata. Ah, mi sa che mi serve qualcosa da bere. Judy dovrebbe essere qui. Chissà dov'è. Ah, nella doccia. Già qua, guarda. Ah, ok. Ah, no, 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 ok. Pensavo che fossimo già entrati. No, perché questa è Judy, allora. Abbiamo la visuale di Judy. Ah, questo. Finalmente una bella doccia ci stava, guarda. Mi sento come se avessi sprecato tutto il giorno a cercare lavoro. Ma l'acqua calda che mi scivola addosso non rimuove anche i miei problemi. I can't let Roman. Ok, non posso dire a Roman che sono settimane ormai che mi cerco un lavoro. Ok, dannate, praticamente dato che lei era sua figlia, c'ha problemi a trovare lavoro per questo, in quanto sua mamma appunto è sulle prime pagine dei giornali. Non è giusto, non ho fatto nulla di sbagliato. Sì, ho capito, ma intanto queste inquadrature. Speriamo che trovi qualcosa prima di subito, insomma, il prima possibile. Sai com'è? Roman, gentile con me, non mi starà, no, non mi lascerà stare qui per sempre. La porta non è chiusa? Ah, ovvio. Perché devo riparare una serratura quando ci vivo solo io qui? In effetti. Allora, sbirciamo o non sbirciamo? Io continuerei la strada del non sbirciare. Meglio lasciarla da sola. Ma porca puttana se son curioso. Strano, non ho mai avuto questi pensieri prima. Ah, sembra che stia uscendo. Ehi, sei tornato? Ah, che è successo alla tua faccia? Ah, ho trovato un vecchio amico, se così si può definire. Amici. Cazzo, è vero che ci ha dato un pugno al tipo. Sei arrivato un po' tardino, eh. Giornataccia? Sì, ma sono contento di essere a casa ora. Quindi, che si fa? What's the deal? Ah, ok. Che è successo allora stamattina? Perché te ne sei corso via in quel modo? È una lunga storia. Ah, dai. Non è tardissimo, vecchiaccio. Non serve avere questa luna di mistero intorno a tutto. Su, racconta. Il giornale che mi ha dato stamattina c'era il nome di un mio cliente sopra. Il tipo che è morto? Eh sì, sfortunatamente. Ma vabbè, dai. Che ne dici di bere qualcosa? Devo liberarmi un po', devo rilassarmi. Qualcosa da bere tipo il vino che c'è in frigo? Certo. Aspè, ma sei abbastanza grande per bere? Sì, certo che lo sono. Quanti anni ha lei? Non ho ancora capito. Vabbè, dai, chi se ne frega. A quanto pare non è ancora dell'età per bere. Sì, stronzate, ragazze. Ma non dirò niente a tua mamma se non vuoi. Ok, labbra sigillate. Vabbè, stanno chiacchierando del cazzo, che me ne frega. Andiamo a prendere un paio di bicchieri di vino, va. Ok. Quindi hai avuto una bella giornata? Almeno. Oh, scusa. Forse è ubriaca lei. Judy, stai bene? Sì, so. Sto tutto bene, son tranquilla. Dai, mamma non vorrebbe mai che bevessi. Ma tu sei grande. Mamma mia. Sì, grande. Grazie, suppongo. Penso che sia abbastanza per stasera. Sono sicuro che non voglio avere mal di testa domani.
Ah, Albi. Albi. Sarò minchia, ho passata fuori, cioè svenuta e passata questa. Troppo alcol, vedete cosa succede, ragazzi. Smettila, Roman, smettila di. Allora, ci metto davanti alla questione di portarla a letto, toccare le tette oppure toccare qualcosa di più in basso. Io continuerei sulla strada di toccare, cioè portarla a letto. Dai, via, sacrifichiamoci. Ah, cazzo, è più pesante del previsto. Meglio lasciarla qui. No, ok, l'abbiamo portata. Ok, sorry, ho interpretato male le cose. Ah, vabbè, l'abbiamo lasciata lì. Ok, dobbiamo tenerla alle distanze dal coglione che ci ha dato un pugno. La tipa è un po' strana, un po' pazza. Però la donna più arrapata che abbia mai conosciuto. L'indirizzo dobbiamo controllarlo. Chissà che possiamo uscire anche con Eddie. Domani dovrebbe essere un giorno abbastanza tranquillo e rilassante. Forse aiuterò Judy con la cosa dei lavori, la ricerca dei lavori. Ci divertiremo insieme. Vabbè, andiamo a letto. Cioè, il divano, insomma, da solo. Gioia! Spero non russi. La mattina dopo. Oh, la mia testa fa male. Devo aver bevuto troppo ieri sera. Devo smetterla di farlo. Ma perché in mutande se l'abbiamo messa a letto in gonna? Roman deve avermi portato a letto. Il che vuol dire che lui è dormito sul divano nella sua stessa casa. Che dolce. No, no. Devo andare a darmi una mossa. Devo essere utile. Speriamo che oggi sia un giorno più produttivo di ieri. O dell'altro ieri, o del giorno prima ancora, della settimana prima. Dai, Judy. Pensieri felici. Siamo positivi. Dove sono andati i miei shorts? Roma li ha tolti? Quello è un po'. Ah, oh, ok, no, sono lì. Devo averli tolti io. Cioè, lei. Devo sembrare presentabile. Chissà se trovo. Se sono abbastanza fortunato a trovare un lavoro come lavapiatti. Che schifo, eh? Ma pensieri felici, no? Oh, le camicetta. In teoria io sto ancora dormendo sul divano, quindi andiamo a prenderci qualcosa in lavanderia. Ok, siamo svegli. Abbiamo nuotata. Oh, sei sveglio, non ti ho disturbato, vero? Beh, teoricamente sì, ma solo grazie ai miei sensi da detective. Anche perché sono andato a fare una pisciata, diciamo, 15 minuti fa. Quindi ti ho sentito che iniziavi a cambiarti. Quindi ho deciso di starmene qui sdraiato un altro po' per darti un po' di privacy. E far sì che il durello mattutino se ne vada. E non è facile con te che sei tipo a 5 metri di distanza, però basta, via. Grazie Roman, lo apprezzo. Quindi buongiorno, immagino. Buongiorno anche a te, ragazza. Ti metti così per andare in cerca di un lavoro? Sì, c'è qualcosa che non va? Oddio, qualcosa di più invitante? Allora, non prenderla nel modo sbagliato, ok? Non prendertela. Però non è molto attrattiva la cosa, no? Non è molto attraente. Se non ti dispiace che un vecchio lo dica, sei una bella ragazza. Non dovresti essere, diciamo, non dovresti vergognarti di mostrare un po' di più. Non so, essere un po' più provocativa.
Così magari potresti essere notata dai manager che ti notano. Potresti essere notata dai manager che ti notano. Vabbè, lei non è sicura. Bah, dimentica quello che ho detto. Probabilmente sono troppo cinico. Vabbè, sei fantastica comunque. Come ti ho detto, sei molto attraente. Roman, grazie per averlo notato, intendo. Ah, andiamo. Non c'è molto nel frigo. Forse possiamo prendere qualcosa per colazione e per cena. Però dobbiamo darci una mossa, che non voglio. Oh mio Dio. Vabbè, non voglio lasciare che i datori di lavoro cerchino invano, per altro tempo, il migliore impiegato. La migliore assunzione dell'anno. Che sto weekend, quando il DJ play roba il song.